Mura aureliane. Le mura aureliane sono un'imponente cinta muraria che l'imperatore Aureliano fece costruire attorno alla città di Roma tra il 271 e il 273 d.C. Le precedenti mura serviane, costruite nel VI secolo a.C. sotto l'imperatore Tarquinio Prisco, non erano più sufficienti a scongiurare le frequenti incursioni dei popoli germanici. Per velocizzare i lavori di costruzione, furono impiegate diverse squadre di operai contemporaneamente e molte costruzioni già esistenti furono inglobate nei 19 chilometri di perimetro. La cinta muraria venne costruita seguendo il confine daziario della città e nei punti di accesso principali vennero posti gli uffici doganali. Le mura erano alte dai 6 agli 8 metri e avevano uno spessore di 3,30 metri. Al loro interno erano percorse da una lunga galleria che permetteva alle truppe di spostarsi agilmente da un punto all'altro della città. La cinta era costituita da tratti di muro merlato, intervallato ogni 30 metri da una torre a pianta quadrata. Queste torri avevano una funzione difensiva e ospitavano sulla loro sommità delle enormi baliste, macchine d'assedio in grado di colpire a lunga distanza con grandi dardi o pietre. Le torri furono posizionate ad una distanza tale da consentire la copertura balistica di tutto lo spazio antistante le mura. Nella parte superiore della cinta, al di sotto della zona merlata, vi era il cammino di ronda, dove si muovevano i soldati addetti alla sorveglianza. Costruite oltre 1700 anni fa, le mura aureliane sono tra le più antiche e meglio conservate al mondo. Percorrendo a piedi i suoi 19 chilometri di lunghezza, si può ammirare ancora oggi la magnificenza dell'Impero Romano attraverso i principali monumenti della città.